Pasquale è un impiegato comunale di un piccolo, piccolo, piccolo paese di provincia. Le sue giornate trascorrono all'insegna della noia. In un comune così piccolo le faccende da sbrigare sono poche e il suo ufficio è vecchio, buio, polveroso. È così annoiato che durante l'orario di lavoro deve prendere almeno 10 caffè per restare sveglio. Un giorno, mentre tornava a casa a piedi, decise di cambiare strada. Per una volta, disse tra sé, voglio passare dai prati. Che noia fare sempre la stessa strada. Mentre camminava, sentiva l'odore dell'erba, il canto degli uccellini, il rumore delle fronde degli alberi mosse da un venticello leggero, leggero, leggero. Chiuse gli occhi per assaporare quel momento di libertà, ma dopo qualche passo inciampò in un cespo di ortiche e finì a terra in una zona del prato paludosa. La sua testa si incastrò nel terreno così tanto da non riuscire nemmeno a chiedere aiuto! Agitava le gambe in alto sperando che qualcuno lo vedesse, ma l'erba era alta e la strada lontana. Pregò con tutte le sue energie di riuscire a salvarsi. E ad un tratto sentì un brivido correre in ogni fibra del suo corpo. Pasquale credeva di essere morto e invece, tutto ad un tratto, si rimise in piedi con energia, come se fosse la terra stessa ad averlo espulso con un colpo di tosse e liberato. Pasquale si guardò attorno. Ogni cosa aveva una luce diversa, i colori erano più vivi, l'aria più buona da respirare. Si mise a correre, saltare nel prato, accarezzando l'erba, arrampicandosi sulle piante. Non mi ero mai reso conto di quanto profumano questi fiori. Pasquale imboccò la via di casa e nell'ultimo tragitto incontrò la vicina di casa. Buongiorno signora! Disse con un sorriso che mai aveva mostrato fino a quel giorno. Buongiorno Pasquale! Rispose la vecchina con voce stupita e sguardo impressionato. Ma che cosa ti è successo? Non lo so, rispose Pasquale. Ma mi sento bene! Arrivederci! Arrivederci, signora! Pasquale entrò in casa con impeto e gridò: Ciao, amore! Pasqualina, che era intenta a preparare la cena, si affacciò dalla cucina e alla vista di Pasquale rimase impietrita. Il coltello le cadde di mano e per poco non si tagliò un piede. Pasquale, ma che cosa ti è successo? Amore mio, sono felice. Ho deciso, domani mi licenzio. Guardati allo specchio. Pasquale andò in camera da letto a specchiarsi e vide che la sua testa era diventata completamente verde, i capelli erano fatti di erba e la cosa più strana fu che Pasquale, a quella vista, gridò dalla gioia! Da oggi voglio occuparmi di giardinaggio. Sì, voglio diventare un giardiniere. A casa farò l'orto e starò tutto il giorno in mezzo al verde. Sì. Andò da Pasqualina, la baciò e le raccontò l'accaduto. Pasqualina accolse con molta felicità le volontà del marito, lo abbracciò e gli disse in un orecchio: Da oggi sei Pasquale Testa Verde. Pasquale aveva finalmente trovato se stesso e da quel giorno visse insieme alla moglie una vita felice e ricca di emozioni.
Questa storia si intitola Pasquale Testa Verde. È una storia che ho inventato in questo lungo periodo di isolamento, perché avendo un bimbo piccolo di 15 mesi, alla sera io sono quello deputato a farlo addormentare, e ogni sera cerco di inventare una storia diversa, anche se ammetto che ogni tanto ripeto le stesse. E quindi sto facendo la mia piccola raccolta di storie, e questa mi andava col cuore di condividerla con voi. Quindi un buon tè del mercoledì a tutti, buon mercoledì, buona serata, buona settimana, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!